diciamo che abbiamo perso dei palloni molto facili cercando il pivot troppo spesso in situazione di una loro 6-0 molto chiusa. Forse lì poi, come hanno fatto il secondo tempo, i terzini dovevano prendersi più responsabilità al tiro. Però ecco, diciamo che loro sono ragazzi giovani, ci sta questo. Però quei palloni facili hanno concesso dei gol facili a loro e hanno preso coraggio, perché all'inizio la difesa era mobile, con buoni anticipi, con contatto, e avevano grandi problemi per andare al tiro. Poi hanno preso coraggio, noi un pochettino ci siamo demoralizzati e la partita ha preso una piega, però ecco, non siamo mai usciti fuori dalla partita, perché questo è l'obiettivo di questi ragazzi, continuare a giocare sempre, di non farsi influenzare dal risultato, perché non dimentichiamo che l'obiettivo principale è la loro crescita, e comportarsi così ha valore, perché loro crescono, perché non mollano mai, hanno riaperto la partita, solo per alcuni episodi potevamo anche fare un risultato utile. Poi siamo in una fase di recupero, un paio di giocatori li sto tenendo in campo anche per fargli riprendere condizione al match, condizione fisica, come Wasim e Trost, che sono dei giocatori importantissimi. E dunque tutto questo un pochettino ci sta nel gioco. Loro sono una squadra esperta, costruita per vincere, hanno preso gente da fuori, insomma purtroppo questo divario a volte viene fuori. Credo che sia da sottolineare, al di là dell'avvio della gara, anche la parte finale, perché dal meno 7 al meno 3, con la voglia insomma di giocare su ogni pallone, è sicuramente una virtù per questo gruppo. Ma questo deve essere, se loro sono dei prospetti azzurri, dunque devono capire che non devono mai mollare, e sappiamo che nella pallamano di oggi, quella moderna, 4-5 gol sono facilmente recuperabili anche in brevissimo tempo, e dunque questo è il loro devono essere preparati a questo, perché troveranno tante partite simili, ma devo dire che lo sono, perché l'hanno mostrato sempre anche a Trieste. E poi naturalmente, ripeto, loro hanno avuto una buona difesa che ci ha creato problemi, una difesa fisica con un buon portiere. Penso che la differenza sia nata lì. A livello di attacco abbiamo fatto buone giocate, abbiamo velocizzato il gioco, in attacco abbiamo creato nella loro 6-0 delle falle importanti, dunque continuiamo su questa strada. Non siamo partiti male, abbiamo 4 punti, adesso abbiamo 2 incontri difficili, ma sicuramente più alla portata nostra. E dobbiamo stare concentrati, non esaltarci nelle vittorie, neanche demoralizzarsi nelle sconfitte. Campana, 2 punti che servono per dare un po' continuità a questa squadra. Sì, diciamo che abbiamo perso una partita di un gol, l'altra pareggiata, e oggi secondo me è un primo tempo molto buono. Secondo me la squadra ha approcciato bene la partita, perché comunque, anche se siamo andati sotto subito 4-1, abbiamo sbagliato dei tiri. Ma stavamo giocando bene, poi nel momento in cui il loro portiere è calato un po' e noi abbiamo dato anche un pochino più densità difensiva, siamo andati molto bene, abbiamo chiuso il primo tempo sopra dei 6 gol, un'ottima squadra nel primo tempo, sono molto felice. Riguardo il secondo, è normale che poi un po' mentalmente si cala, perché nel momento in cui dovevamo ammazzare la partita, vogliamo dire così, che eravamo sopra di 7, sbagliamo un contropiede e un passaggio in contropiede in cui non arriviamo a realizzare o almeno a tirare. Poi dopo la partita si fa un po' scomoda, iniziano ad arrivare dei fantasmi e quant'altro, però poi alla fine la partita secondo me non è stata mai in bilico, siamo riusciti anche a gestire bene la doppia inferiorità numerica, abbiamo comunque subito solamente un 1-0 e questo ci ha permesso comunque di far passare del tempo e siamo stati bravi comunque a gestirla. Forse avete avuto qualche difficoltà soltanto nell'approccio alla partita, quei primi 10-15 minuti con il campus avanti anche di 3 gol, poi però siete riusciti subito a ribaltare la situazione, rimettervi avanti, chiudere avanti la prima frazione e controllare bene il secondo. I ragazzi secondo me hanno approcciato bene, è mancato il gol, però se devo ricordare i primi 4-5 tiri, ci siamo presi 4-5 tiri buoni, magari non tutti, però non sono deluso dall'approccio dei ragazzi, perché fino adesso hanno approcciato sempre bene alle partite. Devo fare un plauso, perché poi comunque recuperare un 4-1 o 5-1 iniziale non è semplice, e non so che parziale abbiamo fatto, ma è stato un grandissimo parziale, probabilmente un 16-6, perciò ottimo.
I risultati di questo avvio di campionato confermano che sarà un campionato molto equilibrato. È vero che ci sono grosse squadre, ma bene o male tutte le squadre se la possono giocare con tutte. Il Cologno come si colloca in questo campionato? Quali sono gli obiettivi della sua formazione? Proviamo a vincere tutte le partite, su questo non ci nascondiamo. È ovvio che poi non saremo, spero che saremo capaci di farlo, però noi scendiamo sempre in campo per vincere la partita. È equilibrato, perciò credo che tra la forbice del play-out e il play-off non ci saranno molti punti di scarto. Credo che la classifica sarà molto compatta fino alla fine, perciò questi due punti fuori casa per noi sono importantissimi, perché comunque abbiamo fatto due punti in casa e tre punti fuori, e credo che poi alla fine dell'anno, se continueremo ad un certo ritmo, comunque a essere costanti piano piano, a portare sempre a casa magari un punticino o due ed evitare le sconfitte in casa, possiamo giocare per una media classifica in queste condizioni. Se poi abbiamo la possibilità anche di poterci migliorare anche come squadra, credo che l'obiettivo di tutti è quello di puntare ai play-off, anche quelle squadre che attualmente sono a zero, questa è la mia idea. Abbiamo giocato molto, molto bene, soprattutto il primo tempo. Abbiamo preparato la partita in modo meticoloso, il mister ci ha tirato bene le dritte per preparare per i singoli dettagli questa partita. Siamo venuti qua sapendo che era una partita molto tosta, molto difficile, ma con lo spirito di vittoria sapevamo che dovevamo vincere assolutamente e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo iniziato un ottimo primo tempo, il secondo tempo un po' meno, loro sono stati molto bravi, devo fargli veramente i complimenti, perché nonostante il risultato di più 8 più 9 sono riusciti comunque sempre a stare in partita, mai a testa bassa, sempre a testa alta. E nulla, devo fare veramente i complimenti a loro e soprattutto anche a noi, che comunque abbiamo preso due punti importanti. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta soltanto di un gol, tra l'altro contro una squadra che punta a vincere il campionato. Dove si può collocare questo Cologno in quest'annata? Sicuramente cercheremo di fare più punti possibili, questo è poco ma sicuro. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma sappiamo dove abbiamo sbagliato, era l'inizio, quindi abbiamo davanti un lungo campionato. Adesso sappiamo dove sbagliamo, il mister ci sta seguendo molto, stiamo guardando ogni piccolo dettaglio e partita dopo partita cercheremo sempre di fare più punti. Sì, abbiamo iniziato molto bene, abbiamo iniziato molto concentrati a tutta, poi a metà tempo abbiamo peccato un po' di errori tecnici, e è come giusto che sia, perché ancora siamo un po' meno esperti, quindi ci sta tutto e miglioreremo in questo, e già da lunedì proveremo a risolvere tutti gli errori che abbiamo fatto. Questa è una squadra, quella del Campus, che ha dimostrato in questo avvio di campionato che insomma può giocarsela con molte squadre di questo campionato di Serie A Silver. Avete vinto le prime due giornate, a Trieste è stato evidente, diciamo, un po' la differenza soprattutto fisica contro la formazione del Trieste. Quest'oggi bene o male ve la siete giocata la partita. Sì, sì, certo, la sconfitta fa parte del processo sicuramente, vinceremo, perderemo tante partite, ma è questo, ci abbiamo tanto da migliorare e nulla, tutto qua. Vediamo la tua prestazione, perché insomma 9 gol è un buon bottino per un giocatore, al di là della prestazione di gruppo, poi nell'analisi di fine partita di un giocatore c'è anche quella individuale. Sì, certo, ho appena ripreso dall'infortunio a causa di un carico che ho portato dagli europei, ho iniziato questa settimana, ho fatto pochi allenamenti, non vedo l'ora di tornare in campo e ce l'ho messa tutta, e volevo dare una mano alla squadra e nulla.